Cioè, questo ti fa capire quanto l'acqua sia importante per il caffè, perché queste sono veramente diverse e una è decisamente la più buona. Oggi parleremo di acqua per caffè. Qual è la migliore acqua per fare la nostra moka? Perché dai, diciamoci la verità, quante volte ci siamo ritrovati a fare il caffè con la moka a casa di un amico o quando torniamo dall'università a casa nostra e nonostante utilizziamo la stessa moka, lo stesso caffè, la stessa ricetta, il risultato è totalmente diverso. Bene, molto probabilmente è il tipo di acqua che stai cambiando. Perché, se proprio lo vuoi sapere, il 97% circa dell'intera tazzina della tua moka è composta da acqua e quindi è normale che utilizzare una buona acqua ci aiuta a migliorare il gusto del nostro caffè e questo è quello che scopriremo in questo video. E adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine. Innanzitutto diamo delle regole a questa battaglia delle acque. Stessa moka, stessa dose, stesso caffè. Ovviamente cambierò solamente l'acqua e anche il peso dell'acqua sarà lo stesso per tutti. Vediamo adesso quali saranno le acque a darsi battaglia. La Levissima, la Sant'Anna e la Vera. Tre delle comunissime acque, ma che hanno caratteristiche diverse, quindi quelle che si trovano al supermercato. Un'acqua di montagna, presa direttamente da me, e le acque delle acque. La migliore in assoluto che dicono tutti, che è l'acqua della Fontanella del Vaticano a Roma. A quanto pare dicono che sia anche migliore di quella di Napoli. Oh, non voglio saperne niente con sti battibecchi e adesso le proviamo tutte. Bene, partiamo subito con la prima che è già pronta, la seconda molto velocemente, e lascerò dietro di me l'ordine delle bottiglie che utilizzerò. Ed ora, mentre finisco di fare tutte le moke, e mi ci vorrà un pochettino di tempo anche perché dobbiamo aspettare anche che arrivano tutte alla stessa temperatura, quindi si raffreddano, il mio amico detective ci spiegherà qualcosina di super fighissimo da conoscere tra acqua e caffè e come lavorano in sinergia. Possiamo decisamente affermare che l'acqua è un elemento essenziale e che grazie ad essa si riesce a legare con le proprietà presenti all'interno del caffè e trasportarle con sé al suo passaggio e quindi creare la nostra tazza di caffè. Ma come ci riesce? Sono due aspetti fondamentali che ci interessano quando parliamo di acqua per caffè. Il primo sono il contenuto di sali minerali, più precisamente calcio e magnesio, perché grazie a loro che si riescono a trasportare via le proprietà del caffè e quindi creare la nostra tazzina. Un'acqua con pochi di questi minerali tendenzialmente non estrarrà abbastanza materiale. Al contrario, invece, un'acqua troppo ricca di questi due minerali tendenzialmente estrarrà moltissimo. E non pensare in questo caso che tanto è buono, perché nel caffè sono presenti anche sostanze amare e non buone, quindi non è detto che più minerali ci sono, più estrazione avremo, migliore sarà il nostro caffè. La seconda parte è l'alcalinità. Con questo termine si intende la capacità tampone, cioè la capacità di mantenere più o meno stabile il pH. Lo fa attraverso principalmente gli ioni carbonato e bicarbonato. Questi sono in grado di neutralizzare gli acidi aggiunti all'acqua, ovviamente in questo caso dal caffè. Ora, troppi renderebbero la tazza noiosa, piatta, flat. Troppo pochi invece la renderebbero troppo acida, molto fastidiosa. Gli elementi principali da tenere sotto controllo quando leggiamo un'etichetta sono il potassio e il sodio. E alla fine del video Angelo vi dirà cosa influenzano direttamente questi due elementi. E adesso torniamo al video. Finalmente ce l'ho fatta, questa è l'ultima. Grazie Detective per quello che ci hai spiegato e adesso passiamo all'assaggio di tutte le tazze. Oggi è la volta buona che mi scoppia il cuore, ragazzi, se mi volete un briciolo di bene vi chiedo di iscrivervi al canale se i contenuti vi piacciono, un like, i commenti, insomma, tutte queste cose sono super utili per il mio canale e vi ringrazio in anticipo se lo fate. Ora, prima di andare avanti con il verdetto, è meglio chiarire alcune cose fondamentali sul caffè, prima che sentite cose strane. Il caffè che sto utilizzando è una singola origine del Costa Rica tostato chiaro, quindi tendenzialmente la tazzina deve rispecchiare questo profilo sensoriale.
quindi delle note di frutta, frutta matura e frutta tropicale, cacao e delle acidità, ad esempio maliche o citriche, quindi acidità di buona qualità. E se sei interessato a conoscere meglio queste tipologie di caffè, quindi non sei il classicone monotono amaro del caffè, bene, ti invito a scrivere nei commenti qui sotto anche un qualsiasi commento con voglio saperne di più o una tazzina di caffè e preparerò un contenuto al riguardo dove spieghiamo bene queste tipologie di caffè. E adesso è arrivato il momento del verdetto. La prima la trovo un pochino spenta, c'è qualche nota dolce ma nulla di che. La seconda invece un pochettino meglio, una buona acidità bilanciata con una buona dolcezza. La terza, questa una bella acidità malica, note di frutta, buona dolcezza, una tazza vivace. Questa invece è forse troppo acida, quasi fastidioso. E l'ultima, beh, molto simile alla prima, un po' spenta, non troppo vivace, nulla di complesso. Ed ora è il momento delle conclusioni. E se vi siete persi qualcosa del video non vi preoccupate, perché ho lasciato tutto scritto nelle descrizioni, in più ho lasciato anche qualche link di approfondimento sull'acqua. Ora, se utilizzi caffè tostati scuri, prova a scegliere un'acqua che abbia un'alta percentuale di sodio, questo perché è in grado di abbassare tutte quelle note amare dovute al caffè tostato scuro o magari a delle estrazioni andate male. Il secondo consiglio invece, se utilizzi caffè tostati chiari come me, aumenta la percentuale di potassio, questo perché il potassio è in grado di esaltare meglio le acidità e i flavor di quel caffè. E adesso il consiglio dei consigli, e questo ve lo dico con il cuore: se un giorno avete tempo, provate a farvi due moche con due acque diverse. La prima magari potrebbe essere la levissima, che è una buona acqua di partenza. La seconda invece è farla con un'acqua o molto più dura o molto più morbida, e noterete qual è la vera differenza e capirete come voi avete il vostro caffè, quello che a voi veramente piace. Per me, riuscirvi a convincere a fare una cosa del genere per me è una vittoria immensa, proprio perché noi italiani purtroppo negli ultimi 50 anni abbiamo proprio perso questo, la voglia di sperimentare con il caffè, e senza queste sperimentazioni noi non saremo più in grado di implementare e aumentare questo mercato, cosa che per noi è una vera grande sconfitta, visto che abbiamo inventato una grande parte di questo mercato. Io al momento mi fermo qui, ma lascio la parola a voi, e nei commenti qui sotto qualsiasi domanda voi avete scrivetemela pure nei commenti. Grazie mille per aver seguito questo video, ci vediamo nel prossimo, ciao!